E siamo con Fabrizio De Luca, il responsabile di CDO Lazio. Allora, CDO Lazio di che cosa si occupa? Chi siete? Ok, semplice, una domanda semplice. Allora, CDO è un'associazione imprenditoriale, come ce ne sono molte, sì, che esiste da circa 40 anni, è presente in tutta Italia, circa 10.000 aziende associate. Il nostro scopo è stare vicino all'imprenditore in maniera verticale. Noi parliamo sempre di crescere insieme all'imprenditore, di crescere insieme. È organizzata per sedi locali, per filiere tematiche, ha anche dei club particolari con aziende medio-grandi. Insomma, particolari? Vuol dire con aziende che hanno delle esigenze particolari, sì, certo, diverse rispetto ad altri settori. Certo. Per farvi un esempio, Fabbrica per l'Eccellenza è una parte di CDO a cui partecipano solo le aziende sopra i 20 milioni di fatturati. Perché? Perché Fabbrica per l'Eccellenza riunisce delle aziende che hanno delle dinamiche e delle esigenze specifiche, sì, ed è giusto che si incontrino e facciano un percorso insieme loro, okay? Certo, rispetto, certo, alla piccola e media impresa che magari ha esigenze e dinamiche diverse. Ma in questo contesto storico, sì, quindi voi avete molto da lavorare dopo il Covid? Beh sì, abbastanza, perché le aziende sono di tutti i settori, certo, meccanica, ICT, edilizia, servizi, certo, insomma tutti i settori, agroalimentare, che è una filiera importante. Importantissima. Sì, sì. Senti, e la vostra società, associazione, sì, associazione come vede il metaverso? Okay. Come si rapporta proprio anche al metaverso? È un tema che noi abbiamo e affronteremo, insomma, sì, perché abbiamo fatto un percorso proprio anche in Fabbrica per l'Eccellenza, ma anche la delegazione Lazio, anche altre sedi nazionali, sul il discorso un po' più ampio della trasformazione digitale delle piccole e medie imprese, perché è un argomento importante. Molte aziende, potrei portare tantissimi esempi, hanno fatto un percorso e stanno sviluppando il metaverso per sviluppare il proprio business, perché necessariamente, oltre a essere compatibile, è il futuro. Ecco, quindi il cliente del futuro avrà dinamiche diverse rispetto al cliente attuale. Uno degli ultimi incontri di Fabbrica per l'Eccellenza è stato fatto in Wurt Italia, sì, dove Wurt ha presentato il metaverso che loro stanno sviluppando. E che cosa? Tutto, dal semplice catalogo alla progettazione dei nuovi materiali, a tutto. Molte aziende, mi ricordo un evento fatto a Bergamo sull'industria 4.0, dove molte aziende dell'industria meccanica facevano vedere come utilizzano il metaverso nella progettazione di alcuni elementi. Quindi insomma il metaverso è molto presente e sarà sempre più presente. Grazie. Okay. Grazie a te. Grazie tanto. Grazie.